Ogni nostra decisione, di qualunque colore politico un amministratore sia, deve essere presa considerando che il bene che in questo momento è messo più in pericolo è l'ambiente. Si è corso dietro a questo mito futurista dell'automobile, della velocità, no? Perché quando si è capito che partiva l'autostrada c'è stata una corsa a proporre delle altre strade. Provate a immaginare, io ho l'autostrada qui che sono dentro nei 70 metri dell'asse autostradale, quindi io qui la casa non posso più fare niente. Davanti a casa c'è un muro di alto 7-8 metri. Qui invece adesso si sta costruendo un'autostrada senza senso. 9 km che finiranno in aperta campagna, San Quirico, il tratto Fontevivo-San Quirico di Trecasali. Al costo di 513 milioni di euro. Hanno preferito andare avanti con questo progetto di natura meramente speculativa. Porta interesse solo ad Autocisa e a Pizzarotti, che ha vinto l'appalto per la costruzione. Oggi ci si trova con un'opera di grande impatto senza che il territorio sia tutelato da quelle che sono le mitigazioni. Una lezione importante questa, di buona amministrazione, che non ha saputo essere buona amministrazione. Io mi ci metto dentro per prima, non ho reagito abbastanza per tempo, non sono riuscita con la mia reazione a cambiare il corso delle cose. Ed eravamo però di fronte, ripeto, non alla battaglia ambientalismo, eravamo davanti a una battaglia di buonsenso. Ce ne sarebbe tante da dire, però